Rettore Francesco Frati, oggi inaugurazione dell'anno accademico qui all'Università di Siena. Sì, è un giorno di festa per noi oggi, tra l'altro nel giorno in cui si celebra la ricorrenza della patrona dell'Università di Siena, Santa Caterina d'Alessandria. È un giorno importante, 777, 777 anni di storia ci fanno riflettere su quello che è stato ed è tuttora l'università qui all'interno della nostra città e più in generale all'interno del paese e all'interno del continente europeo. È un'università che gode di ottima salute, un'università che continua ad attirare studenti da tutta Italia e da tutto il mondo, anche grazie alle novità della nostra offerta formativa, inclusi i nuovi programmi offerti interamente in lingua inglese. È un'università che negli ultimi anni ha continuato e ha ricominciato ad investire sulle attività di ricerca perché abbiamo visto che i nostri ricercatori sono bravi, come dimostrano tutte le classifiche internazionali. Classifiche che vedono sempre l'Università di Siena ai primi posti nazionali ed internazionali, e questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Autorità civili, militari, religiose, magnifici rettori, colleghe e colleghi docenti e del personale tecnico e amministrativo, studentesse e studenti, gentilissimi ospiti. Grazie, grazie di cuore per essere qui oggi, in questo giorno di festa per il nostro Ateneo, che coincide con la ricorrenza di Santa Caterina d'Alessandria, patrona della nostra università. Ho chiuso il mio primo anno di mandato come rettore. Con gli studenti e con i colleghi docenti e del personale tecnico e amministrativo. Il consiglio studentesco, il cui presidente parlerà tra poco, l'approfondimento, la gestione e soprattutto la capacità propositiva e di stimoli operativi.